Professore Zuccarello, questa breve conversazione ci dovrebbe portare al punto di stabilire grosso modo quello che è la cultura a Sant'Agata e quindi la lettura. Poco fa nella nostra discussione preparatoria dicevamo questo, che cultura uguale libri non è un binomio estremamente corretto, perché il libro sicuramente è un aspetto della preparazione culturale. Come diceva il buon padre Spitz, il nostro parroco di qualche anno fa, la cultura è vita. E quindi tutto ciò che riguarda l'aspetto e la vita delle persone, poi una volta che sedimenta diventa cultura. I libri a Sant'Agata non vanno male. Si legge. Non c'è solo una lettura commerciale, devo dire. Spesso si dice Sant'Agata non è un paese. No, da questo punto di vista devo dire che ci sono stati degli aspetti che mi hanno molto meravigliato, e soprattutto mi ha fatto enorme piacere poter far ruotare non tanto intorno a me ma intorno ai libri, una cosa tutta all'attività libraria, tutta una serie di persone, di amici con i quali non è solo lo scambio, diciamo così, della commerciale vero e proprio, compri il libro e ti do i soldi, ma proprio uno scambio di idee, che è quello che secondo me la libreria, soprattutto la libreria indipendente, dovrebbe fare meglio delle altre, delle librerie di franchising, eccetera. Ma lei pensa che potrebbe attecchire qua a Sant'Agata Militello un luogo di ritrovo, una specie di caffè? C'è già, è la libreria, caffè letterario, magari questa era una idea che mi era tanto balenata in testa, avrei voluto farlo, ma per tutta una serie, non di intoppi, ma comunque di attenzioni o di riflessioni, ho preferito, diciamo così, soprassedere, non fare. Però alla fine ci si ritrova, no, perché quando si fanno le cose giuste ci si diverte parlando di libri e di cose, perché è una miniera continua di occasioni, di spunti, di problemi che si possono affrontare, che la lettura facilita tantissimo. Spesso si dice che con la cultura, qualcuno ha detto che con la cultura non si mangia, invece non è vero. Però cultura, diciamo così, in senso stretto, libri, cinema, teatro, giornali, diciamo così, io lo uso in senso stretto. Certo che agevolano e danno grande impulso alla formazione di una persona, quindi cultura, diciamo così, libri, giornali, cinema, teatro in senso stretto, certamente che fanno mangiare, nel senso che determinano nella persona una crescita che inevitabilmente fa affrontare tutta una serie di problemi in maniera molto più semplice. Certo, lettura, diceva poco fa, certo, ovviamente anche dei quotidiani, dei talk show non lo so in TV fino a che punto possono essere utili, visto il tasso elevatissimo di rissosità che ormai si sente dappertutto, anche nelle trasmissioni più in o gestite dai personaggi più noti. Nonostante internet faccia ormai passi da gigante, soprattutto nella lettura dei blog in sostituzione di quella dei giornali, questa resta sempre una, e delle riviste, resta sempre una cosa da fare. Ci sono tutta una serie di approfondimenti che fanno immensamente bene alla persona. Poi cinema, teatro, questo ovviamente è un di più oggi, soprattutto con i mezzi tecnici con la quale si realizzano dei film bellissimi o si fanno degli spettacoli di altissima qualità. Allora, visto che parliamo di film e quindi automaticamente di cinema e teatro, lei si è mai chiesto perché il cinema e il teatro a Sant'Agata Militello non riesce a sfondare? Non me lo sono chiesto.
io spesso vado al cinema, quasi tutti i fine settimana, i sabati, la domenica. Non a Sant'Agata, perché quello di Sant'Agata è chiuso. Quando è chiuso ormai. Quando l'Aurora era aperto, andavo anche all'Aurora. Là però c'era stato un problema anche di gestione, diciamo così, della velocità con cui i film uscivano, per cui magari si faceva prima in altre sale, venivano, per cui qua arrivava dopo 20 giorni, quindi non aveva più senso andarsi a vedere un film dopo 20 giorni. E devo dire che quando l'hanno riaperto è stato piacevolissimo andare all'Aurora a vedere gli spettacoli di teatro. Penso che la cittadina si sia svegliata per un certo pubblico, perché poi sì. La gran massa non è riuscita ad inserirsi. Purtroppo non si può arrivare dovunque, dico così, anche in una classe di studenti c'è quello che resta indietro, quello che magari non gli interessa, non perché resti indietro, perché non abbia, proprio perché non ha interessi e quindi inevitabilmente resta fuori da questo, però uno evidentemente lo deve proporre. Certo, l'Aurora per adesso è una ferita per la cittadina, col cinema o col teatro o con tutta una serie di attività per adesso certamente è una ferita, non, indipendentemente dalle colpe, dalle responsabilità, dai problemi eccetera. Credo che sia un bisogno di tutti riavere presto questa, la fruibilità di questa sala, certamente. È un mezzo di socializzazione oltre che di cultura. Ovviamente, sì, sì. Ma socializzazione è un sinonimo di cultura, è vita, cioè stare assieme inevitabilmente si cresce. L'altro ci dà sempre qualcosa, non toglie mai la relazione qualcosa, aggiunge. Quindi chiudiamo questa conversazione con l'augurio che presto si possa avere un'evoluzione, non dal punto di vista semplicemente culturale, ma anche sociale e quindi di conseguenza anche politico di Sant'Agata e dei Sant'Agatesi. Questo è il mio augurio, per quando ci sono state manifestazioni importanti o meno importanti, comunque Sant'Agata risponde. L'augurio è questo, quello di crescere sempre, sempre di più. Tutti, compreso la classe politica amministrativa. Sì, classe politica che oggi noi siamo portati a dare sempre colpe alla classe politica come se fossero degli extraterrestri, sono come noi, quindi dico eletti da noi, ma tutto, un sindaco non può andare per i fatti suoi e la cittadinanza per gli altri fatti suoi, bisogna stare assieme, tutto deve funzionare, più difficile veramente. Io come giovane generazione non me l'aspettavo, è stata una, diciamo, una porta in faccia questa crisi, un blocco, diciamo così, di energie che vengono tappate, diciamo, tarpate, in qualche modo ha diciamo così fatto cadere l'attenzione su determinate cose. Spero che non diventi poi rassegnazione, che quello sarebbe un danno. Va bene, grazie a lei.